E attenzione, Nonto fermato, porta vuota, Raspadori, rete, e siamo avanti noi esattamente al minuto 27 nel corso del primo tempo. Cambia il parziale a Budapest. Raspadori ha sfruttato l'errore ennesimo della difesa ungherese, ha sfruttato quell'errore soprattutto Gnonto, che è andato con grande caparbietà a contendere il pallone al portiere Gulacsi. Si è fatto anche male forse il numero 11, ma di fatto ha consentito a quel punto a Raspadori di inoltrarsi solitario verso la porta avversaria. È riuscito ad evitare il primo intervento dei difensori e poi a depositare appunto nella porta vuota. L'Italia in vantaggio per 1-0. Jack Raspadori si ripete, insomma, dopo la rete a San Siro splendida contro l'Inghilterra, arriva questa importantissima a Budapest contro l'Ungheria. Sì, lui da opportunista, però veramente una serie di orrori da parte dell'Ungheria in disimpegno, a partire dal retropassaggio di Nogi, ma anche dall'uscita di Gulacsi del portiere, che va a cercare il pallone con i piedi, sembrava in vantaggio. Gnonto invece abilmente riesce a intercettare, a colpire quel pallone che arriva da Raspadori, bravissimo, veramente opportunista, ripeto, mette il pallone in rete, secondo gol consecutivo, gol importante, l'Italia in vantaggio. Possiamo dire che la nazionale ungherese si sta comportando in... si fa vedere Barella, vertice dell'area, poi in mezzo Cristante, Cristante al fondo, porta vuota, ed è il raddoppio di Di Marco sull'assist del soldato Brian. È arrivato Federico Di Marco a porta vuota a depositare il pallone del 2-0, raddoppio della nostra nazionale. Dalle tribune e dalla curva della Puskas Arena piove qualche bottiglietta piena che potrebbe far male agli azzurri, nulla di grave, si sono allontanati. Settimo sul cronometro, 2-0 per l'Italia, raddoppio di Di Marco. Perché quella è la curva più calda del tifo ungherese, la perfetta d'azione dell'Italia con Cristante sulla destra che è andato a trovare la cross, ma comunque è stato una serie di passaggi tutti estremamente precisi, la partenza in posizione regolare di Cristante, a memoria dall'altra parte Di Marco tocca, o forse viene anticipato da un difensore, no, tocca, no, proprio no, Di Marco. E tocca Di Marco sul secondo palo e per lui è il primo gol in Serie A, e si spiega così anche questa esultanza giustamente esagerata. Primo gol con la maglia azzurra di Federico Di Marco, uno che sta dando veramente il fritto sia con la casacca nerazzurra sia con la maglia della nazionale, insomma uno di quei calciatori apprezzatissimi dai tifosi per quello che riescono a dare, per le prestazioni che riescono a fornire. È lungo nella Stiles, il tentativo di triangolazione, il rinvio di Bonucci, ferra dal limite, tiro deviato due volte, Mazzocchi che controlla il pallone con il corpo, serve ancora Barella, Barella che prova ad andare via, viene atterrato, l'arbitro ferma il gioco. Calcio di punizione in favore della nostra nazionale, 48 minuti e 15 secondi sul cronometro. Insomma, ne siamo venuti a capo soffrendo, d'accordo, nel secondo tempo con i miracoli di Gigio Donnarumma, con Roberto Mancini che scuote un po' la testa, con Roberto Mancini stesso che va a dire a Gabbiadini di farsi vedere in avanti e non rimanere troppo arretrato. Gabbiadini che non riesce a raggiungere il pallone, pallone che termina docile tra le braccia del portiere Gulacsi. Nel primo tempo la rete di Raspadori, il raddoppio al settimo della ripresa di Di Marco, una partita che insomma per un'ora è stata saldamente in mano agli azzurri, poi nella ripresa, ripetiamo, dopo qualche leggerezza e difensiva, gli ungheresi hanno messo alla prova la reattività di Gigio Donnarumma per almeno quattro volte, assolutamente decisivo. Finisce qua, siamo nella Final Four della Nations League, abbiamo battuto l'Ungheria per 2-0. Vi stavo appunto riepilogando, gentili ascoltatori, ciò che è accaduto in campo. Ci sono gli applausi della Puskas Arena all'indirizzo dei giocatori dei nazionali di Marco Rossi, che non hanno assolutamente demeritato, ma gli abduturri possono finalmente abbracciarsi dopo tanta sofferenza. È un risultato raggiunto, è un obiettivo che sicuramente farà bene alla nostra nazionale, alla nostra squadra, e ovviamente ci risentiremo con le partite dei ragazzi Roberto Mancini a ridosso del mondiale, due amichevoli non certo di grandissima importanza, e soprattutto non ci faranno dimenticare l'amarezza per la mancata partecipazione a un mondiale. Ma è tutto quello che vi dobbiamo dire dalla Puskas Arena in chiusura di questo collegamento. Grazie per la collaborazione tecnica a Vincenzo Carabutti, grazie soprattutto a Daniele Fortuna per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca, Francesco Repice, nel ribadirvi che l'Italia ha battuto l'Ungheria a Budapest per 2-0 per le reti nel primo tempo di Raspadori e di raddoppio nella ripresa di
Federico Di Marco, raggiungendo le Final Four della Nations League il prossimo mese di giugno, augura a tutti i radioascoltatori